Ah, aria di campagna, natura incontaminata, borghi pittoreschi e cose che esplodono. Good evening, ladies and gentlemen, e come potete vedere, questo è Just Cause 3. Ovviamente, da un casinista professionista come me, vi dovete aspettare che prima o poi l'avrei fatto. Oggi facciamo un po' di casino, un video un po'. Porca miseria, mi sono dimenticato una cosa. Ecco, era quella che doveva esplodere prima. Dicevo, mi sono. Chiaramente oggi. Un video molto di cazzeggio. Andremo a liberare qualche provincia, giusto per divertirci un po'. Signora per. Ah, signore, chiedo È scusa. No, dove tutta cazzo stai tua! andando? Ehi, piano? Ok. Ah, però. Vediamo un po' di. Andare a fare un po' di casino. E vai di traverso. Allora. Vediamo di. Ah, porca miseria, ho sbagliato. Ecco. Andiamo a liberare qualche provinciuola. Proviamo qui, che c'è tanta bella roba. Andiamo a Colle Sal Rossa. Anche se non ho ancora capito l'ispirazione di questo maledetto gioco. Perché ci sono robe. Cacchio vuoi tu? Porca miseria, molto vi costava inventarvi il nome di qualche paesino del cavolo, non lo so. O magari inventarvelo seguendo una linea sola, una lingua sola. Ah, che cazzo è successo? Vabbè. Oh, siamo a Fortalessa. Veramente? Visto che c'è roba da liberare anche qui, tanto vale che ci mettiamo a fare casino qua. Quindi togliamo il riferimento. E mettiamoci a fare casino qui. Cominciamo dalle cose facili. Mi confondo sempre. Ok, vediamo un po'. Mettiamoci comodi. Comunque, per chi invece non sapesse di cosa si tratta, è semplicemente un tizio molto cazzuto che rovescia dittature. E per farlo dobbiamo fare un po' di casino. Dobbiamo distruggere cartelloni, altoparlanti, stazioni di polizia, insomma. Citando il caro vecchio Aldo E spacchiamo tutto, la radiamo al suolo questa merda di Allora. Quindi cominciamo. Number one, cartellone via. Vedo. Eccolo qua, vedo già anche l'altoparlante. Stesso giochino. No, porca miseria, mi confondo sempre. Dove cacchio è il rampino? Spider-Man, scusate. Ok, un altro parlante l'abbiamo buttato giù. Per adesso non ci ha trovato nessuno, quindi divertiamoci. Porca troia. Ok, qualcuno si è accorto di noi. Tac. Salve. Un po' troppo casino, vero? Ok, meglio mettersi da una parte. No, che cazzo, ma. Ecco, Zarola. Porca troia, smettila. Ok, porca troia. Ma dico io, uno non può far saltare in aria un cazzo d'altoparlante, viene su tutto il. Viene su tutto sto casino. Porca miseria, oh. Sta moto alla maneggevolezza di un. Porca miseria, sto per crepare. Dicevo, sta moto alla maneggevolezza di un. La maneggevolezza di una forma di cacio. Avvio del protocollo di ricerca. Trovatelo il prima No, non mi sto possibile. nascondendo, la stavo parcheggiando. Ok, ci hanno ritrovati. E stanno iniziando a sparacchiare a destra manca dove siete. No, che cazzo. No, lasciamo stare, dai. Diamoci alla macchia. Permesso. Ecco dove cazzo eri. Oh. Molto, ti ci voleva. Sì, anche a te proprio, eh. Oh. Upla. Meglio allontanarsi. Magari Base, passare anche alla a breve stazione di giungeranno polizia. altri rinforzi. Merda, questo è un bombardamento. Fammi andare Sì, via. facciamolo. Dov'è? Eccolo. Truppe di No. rinforzo in arrivo. Salve. No. Stai fermo lì. Fai da bravo. No, non ne vuole sapere. Compenso hanno intenzione di spaccarmi i coglioni tutto il giorno. Oh.
Molto ci voleva. Scusate. Ma questa me la devo concedere. Anche perché state iniziando a diventare molto fastidiosi. No, non ho capito. Ah sì, c'ho volato la taggetta al contrario. Opla. E iniziamo a far casino. Far casino come si deve. Se vabbè. Ok, continuiamo così. Ma cosa volete fare con la macchinetta? Con la Fiat punto di mia nonna. Orca, okay. Credo di aver tamponato qualcuno. No? Ok. Ah sì, invece sì. Vabbè. Ci penserà l'assicurazione. Che casino. Facciamo quello che bisogna fare in questi casi. La compenetrazione questa sconosciuta. Vabbè, lasciamo stare. Beh, che succede? Oh, ecco che succede. Che c'è gente che vuole morire. Dov'è cavolo sono? Fatto. Bravo, che lo show abbia inizio. Abbasso. Affanculo, ci ho rinunciato a leggere queste scritte. Oh, una pompa di benzina. Cosa succede se la faccio saltare in aria? Questo. Giustamente. Credo di aver perso di vista l'obiettivo, vero? Un po'. Tipo. Sì, infatti, che cazzo. Rispondete. Qual è la vostra situazione? Rispondete. Porca. Oh. Diciamo che non sono un mostro di precisione, se non ve ne siete accorti. Raggiungete immediatamente queste coordinate. Per cortesia, sto facendo manovra, signora. Ok, mi sono rotto i coglioni. Adesso basta, però, eh. No, aspetta. Questi mi crivellano. Che cazzo sto facendo? Oh, granata. Non si preoccupi, poi compiliamo il cibo. Ok, fuori un altro. Cosa doveva essere quella? Acqua? Oh, stai per esplodere il carro armato. Forse è meglio se me la do a gambe. Sì, vabbè. Ecco. Sì, però sto per tirare le cuoia e mi devo muovere. Stavo anche sbagliando tasto. Signora, si levi dalle palle. Tutte le unità trovate in ribelle, ha messo l'uso della forza. Non ci credo che con tutto questo casino tu stavi qua seduto con la panchina, nella panchina con le braccia conserte a farti i cazzi tuoi. Non ci credo. Rico, conoscevo tuo padre. Sarebbe fiero di te. Grazie. Se riesco a capire come cazzo si guida. È il momento di uscire di scena. Sì, hai ragione. Non mi hanno fatto capire come cazzo si guida. Quindi lasciamo perdere. Allora. La statua non l'ho ancora buttata giù. No. La stavo buttando giù. Oh porca troia. Vogliono sbombardarmi come se non ci fosse un domani. Oh signore Dio, dimmi che lo posso fare. No, non ci arrivo. E mi hanno. E per pensare sta stronzata mi sono anche fatto esplodere con una. Meglio nascondersi. Lo so, ci sono nascondigli migliori, ma non posso inventarmi chissà che cosa. Dov'è? Signor elicottero, eccola, salve. Per cortesia la smetta. Per cortesia, signor elicottero, la smetta. Che cazzo, gliel'avevo detto. Scusa, dove è andata la corriere? Ricevuto. No, sul serio, dove è andata? Ah, ecco. Oh, è quasi terapeutico.